Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Tanto per cambiare, un episodio piuttosto particolare. Infatti parliamo rapidamente di qualcosa di decisamente raro su questi schermi, ovvero Dylan Dog con il numero 400. Dylan Dog, una testata che prima di questo numero, che fra l'altro ha comprato in edicola, cosa più unica che rara, non leggevo da grosso modo, non lo so, tipo il 1990-91, una cosa così. Vogliamo esagerare? 92. Quindi, perché ho ricominciato? Perché era un albo speciale? Perché Dylan Dog in teoria dovrebbe approdare anche in fumetteria, perché è comunque un grande classico del fumetto italiano, e perché sinceramente ero curioso di vedere come era cambiato in questi anni, perché avevo smesso di farlo, mi piacerebbe dire perché mi aveva stufato, mi piacerebbe dire perché non c'era più la qualità di una volta, ma sinceramente non mi ricordo. Credo che semplicemente in quegli anni abbia avuto un po' di problemi e ho smesso di leggere tutto quello che leggevo, ero molto piccolo, e ai tempi, oltre a Dylan Dog, credo che seguissi anche Lupo Alberto e Cattivic, e basta. Per cui, comunque, tornando più a tema, Dylan Dog 400, non so se seguite le storie, ma da quello che ho capito, nel ciclo precedente, il cosiddetto ciclo della meteora, tutto è stato distrutto, il mondo è finito, Dylan Dog ha sposato o ha quasi sposato Groucho, ma in ogni caso è finito tutto. Ed è uscito così, questo numero 400, completamente a colori, con varie copertine variant, ognuna in un colore diverso. Ho scelto quella verde perché c'erano gli zombie. E questo è un numero che presumo essere piuttosto particolare, totalmente diverso da quello che ricordavo dell'Indagatore dell'Incubo. Il fumetto è fondamentalmente una sorta di viaggio onirico che Dylan fa insieme a Groucho, anche se ovviamente non mancano tutti quelli che sono sempre stati gli stilemi di Dylan Dog, i mostri e soprattutto le belle donne poco vestite. Questo numero è scritto ancora una volta da Roberto Recchioni e disegnato da Angelo Stano e Corrado Roy. Devo dire che io di disegnatori italiani ne so veramente poco. Poco, se non lavorano in Marvel. In ogni caso, graficamente, il lavoro mi sembra più che buono. Da quello che ho letto online, gran parte dei fan bonelli di vecchia data non sono certo contenti della piega presa dal fumetto. Credo esistano persino petizioni per riportare il vecchio Dylan Dog. Infatti, alla fine di questo fumetto, abbiamo uno stralcio di quello che sarà un nuovo Dylan Dog, con la barba, un nuovo assistente, visto che Groucho non ha fatto una bella fine, per una miniserie di 6 numeri, Dylan Dog 666, all'interno ovviamente della vecchia numerazione, dal 401 in poi. Che dire, come dicevo, mi sono trovato abbastanza spaesato leggendo il fumetto, è la cosa meno Dylan Doggosa che io abbia mai letto. C'è il classico ricorso al metafumetto, lo fa notare il disegnatore stesso che appare all'interno delle vignette, che non so chi sia, non credo sia Recchioni, non so, ditemi voi se lo riconoscete nei commenti. In ogni caso, immagino che per molti questo potrebbe essere il vero finale di Dylan Dog, ma in ogni caso, anche un ottimo inizio. Che dire, consigliarvelo? Probabilmente sì, è sicuramente un approccio diverso di cui il fumetto italiano ha bisogno. Facciamo una piccola parentesi sul fumetto seriale italiano. Per quello che ricordo, il fumetto seriale italiano è ancora più immobile di quello americano, dove quantomeno, per quanto alla fine le stesse situazioni continuino a ripetersi, il fumetto italiano è terribilmente immobile. Io ricordo i numeri di Dylan Dog, bene o male, erano sempre uguali. C'era lui, qualcuno gli chiedeva aiuto, c'erano i mostri, c'era una bella donna con cui irrimediabilmente finiva a letto, il mistero e poi la conclusione in cui sparava generalmente al mostro. Ritengo che un po' di novità non possano certo fare male. Va anche detto che capisco l'appassionato Bonelli. È facile affezionarsi non solo ai personaggi, ma anche allo status quo. Una cosa che personalmente ho sempre vissuto anche nei fumetti Marvel, per dire la saga di Superhero Spider-Man, in cui il Dottor Octopus sostituiva la mente dell'uomo ragno con la sua. Ho odiato moltissimo quel ciclo di storie. Io volevo leggere le avventure di Peter, non quelle del Dottor Octopus. In ogni caso, se fossi nell'appassionato Bonelli, non mi fascerei la testa. Ricordatevi Ultimate Spider-Man. Per anni abbiamo avuto avventure di un altro uomo ragno che poi è stato cancellato. Solo il successo, in genere, decide il destino dei fumetti. Non mi stupirei se da qui a 5 anni, 10 anni, ma anche magari 2 anni, tutto tornasse alla normalità. Il solito Dylan Dog, il solito Groucho, la solita pistola, la solita bella donna che finisce irrimediabilmente a letto con Dylan. Quindi, suggerimento, leggetevi le nuove storie, innamoratevi della nuova caratterizzazione, se sarà poi così nuova, oppure odiatelo e criticatelo. Prima o poi le cose torneranno la normalità, ne sono relativamente certo. Quindi, un fumetto che nel complesso vale la pena leggere, qualcosa di molto particolare, un sacco di scene oniriche, una velata critica al fumetto moderno, ma d'altronde da Recchioni non ci si può aspettare niente di diverso. Nel complesso mi è piaciuto e inoltre finalmente la mia collezione di Dylan Dog è quasi completa. Ho questi, l'1 e il 400. Evviva! Ciao!
Come sempre, vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo e iscrivetevi anche al canale Telegram che vi manda una notifica ogni volta che esce un video, a differenza della campanella di YouTube. Seguitemi anche su Instagram, dove vi ammorberò con grandi novità, unboxing, i miei pensieri sparsi e piccoli momenti di disagio. E noi ci vediamo al prossimo video.